siamo responsabili delle nostre azioni, se non quanto una vespa che viene a scoccare il suo danno nella vostra pelle. E poi ritengo che la natura, avendo fatto un sesso inferiore all'altro, in tutto, abbia soltanto voluto manifestare la sua volontà, che il più forte usi i suoi diritti. Non avete fatto altro che nascondere i vostri sentimenti, spezzandomi costantemente il cuore. Avreste dovuto mai ascoltare il vostro cuore e quanto di più falso abbiate mai ricevuto dalla natura. È altro che fossi che due esseri umani si annusino e si rincorrano come bestie ferite. E da me che tornaste dopo il vostro primo orribile arresto. Perché? Portavo ancora i segni delle cinghie e delle fossate. Mio figlio non voleva più vedermi. Il mio uomo mi aveva ripudiata. Ero stata accusata di essere una nemica del popolo e portata a forza al carcere manicomio della Santa Clara, dove avevo ritrovato molte delle mie compagne di lotta. Poi, grazie a un incitamento di Barà, una folla inferocita si era scagliata contro il mio carcere, gridando: "Dagli allo straniero!" Anche la testa della principessa di Lambaglia fu fissata.